Benvenuti alla Pieve San Giovanni Battista di Carpegna, secondo appuntamento di Cultura d'Estate 2018, il nostro piccolo festival di musica, parole e immagini, che è arrivato alla 14ª edizione. È un festival che ci accompagnerà per tutto il mese di agosto, è organizzato dall'assessorato alla cultura e dall'assessorato al turismo del comune di Carpegna e dalla Proloco di Carpegna. Innanzitutto voglio ringraziare anche il sindaco di Carpegna, Angelo Francioni, che è qui con noi questa sera, insieme anche a Luca Salucci, il vice sindaco e presidente della Proloco di Carpegna. Ieri sera il primo appuntamento di Cultura d'Estate ha avuto un grande successo nel Giardino di Mezzanotte, dove c'è stata la presentazione di questo bel libro sulle leggende misteriose del Montefeltro, con delle letture, delle proiezioni di illustrazioni che sono nel libro e la voce e la musica di una bravissima arpista, quindi un'arpa nel giardino. È stata una serata molto suggestiva e coinvolgente, molto partecipata, come questa sera. Vi ringraziamo tanto di essere qui con noi in uno dei monumenti più belli delle Marche, del Centro Italia, e sicuramente il monumento importante di Carpegna assieme al Palazzo dei Principi di Carpegna, quindi la nostra Pieve. Questa sera Padre Lia, i suoi canti, la sua musica, recital per piano e voce. Padre Lia, intanto lo ringrazio e lo ringraziamo da parte dell'organizzazione di aver accettato la nostra proposta, perché qualche mese fa ci siamo sentiti e abbiamo deciso di organizzare questa serata e ci siamo arrivati, c'è una cornice eccezionale e quindi siamo molto contenti. Padre Lia è in Italia da 9 anni, è nato in America, a New York, precisamente a Brooklyn, e da 4 anni è il parroco della Pieve di Carpegna. I nostri amici della Pieve sono benedettini della Divina Volontà e sotto il nostro vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Turazzi, che ci aveva garantito la sua presenza, ma probabilmente ha avuto un problema o forse arriverà un po' più tardi. Parlando con Padre Lia mi ha raccontato un po' la sua storia. Padre Lia ha studiato composizione al Conservatorio di Manhattan e scrive canzoni e anche musical, ne ha scritti più di uno, anche uno sulla morte di Gesù. È uno studioso ed amante della musica in stile Broadway. Padre Lia è figlio ai nonni italiani, quindi che vengono dalla Sicilia, dalla Basilicata, quindi ha le origini italiane. Tutte le canzoni e le musiche di questa sera sono proprio state composte da lui. Vedrete delle canzoni con un'armonia molto bella, molto suggestiva e una voce notevole, molto intensa. Ti ringrazio ancora di aver accettato il nostro invito. Ci sarà anche l'aiuto di un amico di Padre Lia, un amico di Carpegna, Giovanni Roma, che essendo le canzoni in inglese, poi voi vedrete i testi in italiano, perché i testi sono importanti di queste canzoni canzoni di Padre Lia, quindi lui spiegherà brevissimamente ogni canzone. Un altro amico che aiuta la serata di questa sera a renderla ancora più importante dal punto di vista musicale è Anacleto Gambarana, che è un sassofonista, un amico di Carpegna e un amico di Padre Lia. Lo accompagnerà in un paio di brani per questa occasione con il sax ed è presidente del distretto della musica della Valmarecchia. Mi permettete anche di ringraziare Antonio e Pia Baldani, che sono sempre così importanti per la realizzazione anche tecnica, anche morale, per l'apporto morale per questa serata. Senza di lui molte di queste serate che stiamo realizzando non si sarebbero realizzate. Gli farei subito un applauso per prima lui, perché l'aspetto tecnico è fondamentale. Anche a nome dell'amministrazione ti ringraziamo, Antonio, e anche la Pia, la moglie, che sono sempre così bravi e disponibili e fondamentali per la riuscita. Andiamo all'inizio della nostra serata. Vi ricordo che c'è la possibilità di contribuire, oltre che con la vostra presenza, perché con la vostra presenza già contribuite al successo di questa serata, anche con la possibilità di un'offerta libera per le spese di questa serata. Brevemente vi invito anche al terzo appuntamento di Cultura d'Estate, che è domenica sera. Non perdete questo concerto, che è un jazz dell'anima, diciamo, jazz moods, è un trio esperto del Montefeltro, che farà un concerto in Piazza Conte di fronte al Palazzo dei Principi di Carpegna domenica sera alle 21:15. Partecipate a una bellissima serata di qualità. Bene, Padre Lia, i suoi canti, la sua musica, grazie, buona serata a tutti voi alla Pieve di Carpegna. Grazie. Grazie all'assessore Luca Pasquini per questa introduzione, grazie per aver organizzato questa bella serata
all'amministrazione comunale, al sindaco, alla Proloco, e questa sera vi do il benvenuto a nome dei monaci benedettini della Divina Volontà che animano questa bellissima pieve, e anche a nome delle monache che sono venute anche loro, accogliamole con un bel applauso, Madre Gabrielle, loro sono a Talamello e sono anche loro, condividono lo stesso carisma che è quello del Padre San Benedetto e poi della Divina Volontà, di cui vi dirò qualcosa nel corso della serata. Allora, oggi è il 2 agosto, tanti di noi sanno che è un giorno veramente speciale perché è il giorno del perdono di Assisi, è il giorno in cui San Francesco, incontrando in visione Maria Santissima e Gesù, disse: voglio portare tutti in paradiso. E allora non si poteva cominciare questa bellissima serata che con una canzone su San Francesco e Chiara. Il protagonista di questa canzone, come vi abbiamo detto, vi accompagnerò dicendo soltanto due parole per darvi una prima suggestione, poi potete leggere. Il protagonista di questa serata si chiede se sulle colline ombre dove hanno giocato da piccoli San Francesco e Chiara c'è ancora il loro spirito, e si risponde che sì, c'è il loro spirito. E il protagonista si dice, forse sono un Don Chisciotte, perché come loro, come San Francesco e Chiara, credo che si possa volare. E dice, che conclude dicendo, che il giullare umbro ha aperto una scuola, e tutti sappiamo che questa scuola è ancora viva oggi nel mondo, passati tanti anni, e ci ha dato una grande lezione. E la lezione era quella dell'asinello, piccolo e umile, ma che era più sapiente di tanti sapienti del mondo. Francis Sinclair, Padre Elia. Opened his
lights in this land of Saint Francis and Claire. Gesù, quali altre parole potrei trovare per dirti che ti voglio bene oltre ti amo? Forse non c'è un'altra frase, una frase così bella. Parlasti, Gesù, e nacque il mondo, e ora sei silenzioso sotto un velo di pane sollevato sull'altare, e so che il tuo cuore vuole dirmi, vuole dirci, vuole raccontarci che ci ami tanto. E allora anch'io col cuore risponderò, col cuore, con l'anima, con tutta la mia forza, che ti amo. Il mio cuore vuole dire che ti amo. What my heart wants to say. Say to you that I've never said before. I wish there were other ways of saying I love you, but there's not, for only this says what my heart wants to say. The stars were born, but now you are silent. Under a veil of bread, high on the altar. And I know that only this says what your heart wants to say. Se avessimo avuto le telecamere oggi che ci fanno vedere tante cose a Nazareth, che cosa avremmo visto? Magari soltanto un piccolo bimbo che gioca con un gomitolo ai piedi di un falegname,
e una donna che cuce davanti a un focolare. Niente di più, semplicemente un mattino a Nazareth. Eppure lì è nascosto un tesoro, più prezioso di tutti i diamanti, gli smeraldi e i rubini del mondo, e la Sacra Famiglia. E bisogna avere gli occhi del cuore per riconoscere quel tesoro. Niente di straordinario in apparenza, eppure perfetto amore. Just a Nazareth morning, nothing extraordinary to see at all. I'm just a little boy rolling a ball of string at the feet of a carpenter. Mother sewing by a hearth fire, raisin cake upon a steaming tray, and a little boy was rolling a ball of string at the feet of a carpenter. Don't blink or you'll miss it, it's hidden like treasure that rests in a forgotten sea. More precious than diamonds or emeralds or rubies is the Holy Family. Just a Nazareth morning, nothing extraordinary to see at all, unless you see with the eyes of faith, perfect love. La Luisa della prossima canzone, tanti la conoscono, è Luisa Piccarreta, è una mistica italiana in corso alla causa di beatificazione che ha avuto un dialogo durato una vita intera con Gesù. È un grande tesoro che oggi c'è nel cuore della Chiesa, e Gesù le ha consegnato un dono per tutto il mondo, che è quello della Divina Volontà, che è uno dei due carismi che ispirano proprio la comunità dei monaci e delle monache benedettine. Divina volontà vuol dire alla fine scegliere di fidarci del progetto che nostro Padre nei cieli ha per noi e per il mondo. E in questa canzone sentiamo Gesù, direttamente Gesù, che dice a Luisa, ma dice un po' ad ognuno di noi: cammina che io cammino nel tuo passo, respira io respiro in te, ridi che rido con te, intona una melodia e io la intonerò insieme a te. Diventiamo un'unica fiamma d'amore. Lasciamo che si intreccino le armonie che si stanno creando intorno a noi. Mia cara Luisa. Luisa. Per questa canzone abbiamo una guest star che è Anacleto Gambarara. Un bel applauso. Anche c'è Akita il gatto, lei è venuta anche. Step in your stride, won't you breathe, and I'll breathe on the inside of you, of you, of you, of you. Laugh and I'm laughing along, croon a tune, and I'm crooning my favorite
song in you. In your heart, and I'm drumming my heart, and our parts are becoming the same. One single flame of love, like two melodies we are entwining, the harmony that is aligning our brand new Louisa. You can't comprehend the gifts I am sending you, Louisa. But when our love blends, it's as if two become one. Ain't it fun to be perfect? Inside of you, of you, of you, of you, laughing, I'm laughing along, croon a tune and I'm crooning my favorite song in you, Louisa, my Louisa, my Louisa. Anacleto, come avete visto in diretta tutti, ho commesso il primo, diciamo, peccato di quest'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, dimenticandolo nella presentazione. Domani mi confesserò con padre e via. Non so se vuoi dire adesso o dopo, mi dici tu quando vuoi dire qualcosa. Ok. Allora, io sono un oblato benedettino, vuol dire è il terzo ordine. Sapete, c'è per i francescani e per tante altre famiglie religiose. E ho conosciuto questa comunità e devo dire che c'è un'aria così evangelica, con dei valori così belli che veramente toccano il cuore. Ma non è solo questa comunità, è anche la vostra terra. Quindi faccio un inciso personale e vi dico che vivete in una terra meravigliosa. Fatevi un applauso perché è bellissima, e questa pieve è un gioiello, è veramente un gioiello che meriterebbe di essere valorizzato ancora di più, ma questo avverrà sicuramente, perché se nostro Signore ci ha mandato un padre da Brooklyn e una comunità di monaci, evidentemente ha questa idea, vuole fare qualcosa di bello e di speciale.
La prossima canzone parla proprio della vostra terra. Diciamo che ci spostiamo non di molto e andiamo sulla bella riviera adriatica. Venere e Marte, un milione di stelle, si allineano spontaneamente, immaginate, quando un padre di Brooklyn, ogni riferimento è casuale, sorseggiando un caffè sulla riviera adriatica, incontra una cameriera triste, malinconica, che ha perso la strada. Un universo di melodie, il canto di due anime si intrecciano, mentre inizia un dialogo che sarà qualcosa di veramente, veramente speciale fra loro e che cambierà la vita di tutti e due. Adriatic Shore. How did my life take this never planned way? I could have a wife and an SUV or chalet in the Hamptons, maybe in Paris, or maybe just a little home by a little lake with a great big piano. Yes, that would be nice. Not the price, of course, but the great big piano. But don't misconstrue that I've wandered astray. My medieval church is my Hampton chalet. And this padre from Brooklyn, he's sipping cafe on the Adriatic Shore, where there's a universe of melodies entwining as effortlessly as Bocelli's tenor is combining with the pulsing of the snare in the pesto-scented air. Venus, Mars, a million stars aligning spontaneously as the Romagnolo chef's designing his culinary prayer as an anxious waitress blankly stares at the waves that lap the Adriatic shore. The waitress, she brags that she used to believe and in between drags says, but now I have fallen like Eve and I try not to rupture that trembling heart on her sleeve as she sits and tells me more. I was 22, I knew I'd always love him. My skipper from Sorrento who proposed that we should marry, dockside in the rain, but a hurricane, it claimed his life a week before our wedding. And standing by his gravestone, I decided I'd start running. And I started with cocaine. And to pay
for this I changed my name. My value, it was $1,000 or more. But now, I'm just a waitress, and I'm a whore. And I do not know. So that's my confession. She laughs through the tears. I've not seen the inside of church for a decade of years. But I tell her the church is the two sinners sitting right here. As the 1,000 sins she bore. Wash away like waves that lap the Adriatic shore.
prima non potevo raccontarvi la fine di questa storia, perché è una storia troppo bella che tocca veramente il cuore. Però adesso vi dico qualcosa, se tu, padre caro, mi dai sotto ancora Adriatic Shore un po', così raccontiamo per chi magari non ha potuto leggere tutto. E diciamo che questo padre da Brooklyn, che avrebbe potuto fare altre scelte nella vita e magari trovarsi con uno chalet negli Hampton, invece si trova sulla riviera Adriatica, dove le onde, bagnano dal mare, bagnano la terra, e incontra questa lei, questa cameriera così triste, e per uno di quelli coincidenze astrali, no? Si allineano le galassie, e Venere, Marte, milioni di stelle, e c'è tanta sintonia, e lei comincia a raccontargli la sua storia e le dice che era innamorata a 22 anni del suo skipper di Sorrento, e lei è di Amalfi, e che le aveva proposto di sposarsi su un molo a ritorno di uno dei suoi tanti viaggi. Ma quando tutto sembrava arrivato al bello e al bene, un uragano ruba la vita di quest'uomo, e lei sulla sua tomba decide di buttare tutto via, tutto quello che era, e comincia con la cocaina e poi con altre scelte, con la prostituzione, e dice a questo padre da Brooklyn: non vedo l'interno di una chiesa da 10 anni, ma ti sto raccontando la mia vita. E il padre risponde: la chiesa siamo noi, questi due peccatori seduti qui adesso. E questa è la confessione di lei, mentre le onde del mare Adriatico bagnano la riva, così come l'abbraccio di questo padre asciuga le lacrime che scorrono sul volto di questa ragazza. Adriatic Shore, ancora un applauso per questo pezzo. Ora, chi qui non è mai stato innamorato? Tutti siamo stati innamorati, sappiamo cosa vuol dire. Anche i monaci, soprattutto i monaci. Ma di Fra Giovanni è qui stasera, possiamo anche confermare. Scusa, sì, Giovanni, scusa. Sì. È così. E l'esperienza dell'amore, i monaci ci insegnano un amore bellissimo, perché è un amore che abbraccia tutto quello che vediamo, ma anche tutti noi. E tantissimi di noi si sono sentiti accolti come fossero a casa in questa meravigliosa pieve. Ebbene, dicevo, chi di noi non conosce quel sentimento? Che cosa succede? Questa canzone ci racconta che cosa succede, che cresce di giorno in giorno, di ora, di minuto, e il tempo alla fine diventa solo un'occasione per amare di più. È un oceano di luce che trabocca su ogni spiaggia, e il tempo, capiamo che tutta la vita alla fine non è altro che una occasione per pronunciare il suo nome. Reason to love you more. The sun comes up on the side of the street where you live, and I laugh 'cause I love you. It grows every day, every hour, every minute, 'cause time is just a reason to love you more and more and more and more. My time is just a reason to love you. It's nothing you do and it's nothing you say. It's a never heard song. The seraph from praise, not bounded by space, not chained to the ground. It's an ocean of light overflowing on every shore.
as I said before, my time is just a reason to love you more and more and more and more. My time is just a reason to love you. I can't explain what's happening to me at all. All I know is life will never be the same. Finally, I understand what living is for. To hear your voice, to speak your beautiful name. The sun comes up on the side of the street where you live, and I laugh 'cause I love you. It grows every day, every hour, every minute, 'cause time is just a reason to love you more and more and more and more. My time is just a reason to love you more and more and more and more. My time is just a reason to love you more and more and more and more. My life is just a reason to love you more and more and more. Yes, my life is just a reason to love you more and more and more and more. My life is just a reason to love you more and more and more and more. My life is just a reason to love you more. Grazie. Allora, visto che come tutti sanno padre Elia è molto buono, potete cantare questa canzone ai vostri, a chi volete, eh? E puoi dare l'autorizzazione. Va bene, questa se la risentite due volte vi entra nella testa, a me non è più uscita dalla testa e adesso ho un problema nuovo da affrontare. Allora, Giuseppe e Maria, adesso sentiamo due canzoni di fila insieme. La prima ci parla di Maria è dentro un mistero dell'universo che la chiama, e lei sente un sussurro che attraversa le colline della Galilea, e sente che le stelle, che adesso vediamo un po' in cielo, sono i suoi passi, e sente il mormorio della brezza che attraversa le colline della Galilea, e sente che anche quella è una voce. Sente che qualcuno sta scrivendo canzoni d'amore per lei, per questa giovane fanciulla della Galilea. E allora è una storia d'amore meravigliosa che la fa volare verso il Carmelo con il suo sposo regale, mentre questa brezza attraversa le bianche colline della Galilea. E poi sentiremo una immagine molto bella di Giuseppe. Come ve lo immaginate Giuseppe? Giuseppe era felice, era forte, era saldo, era una roccia, ed era felice. Si svegliava prima dell'alba sotto la luna per pregare, e il suo ceppo di legno da lavorare era più di tutto il regno di Davide, e ringraziava il Signore per la luce del sole, per le cose semplici, come un tavolo, un vecchio tavolo, che però può diventare una cosa grande, una sedia e anche una preghiera. La canzone di Maria e la canzone di Giuseppe. Far away,
Stars that light the heavens are your stepping stones, and yet you're here, nearer than the murmuring and tranquil tone of the breeze. Through the limestone hills of Galilee, mystery that's dwelling in the shadows of the universe, it calls to me, whispering I love you in the tranquil tone, like the breeze. Through the limestone hills of Galilee, you reign, Madam, in the desert. You can burn and not consume. You have reigned the son of the widow in Elijah's upper room. You transformed a ruddy shepherd to a legendary king. And now you're writing love songs that you somehow seem to sing to a girl from the limestone hills of Galilee. So my love, fly with me to Carmel as the lilies bloom, and let me breathe the apple blossom fragrance of my royal limestone hills, Galilee. Rising long before the dawn of day, kneeling underneath the moon to pray. Alleluia. Past the morning with a block of wood, David never had it quite so good. Almost anything becomes a prayer. Alleluia. Alleluia.
con le canzoni certe volte succede come con le persone. Uno non sa perché, ma quella persona o quella canzone ti entra subito nel cuore. A me è successo con la prossima canzone che sentirete. E ci parla, ci racconta di un grande uomo e di un grande santo, Padre Pio. Sul testo, che capirete subito perché ci riguarda un po' tutti, dico solo una frase. Padre Pio, Padre mio, sono un uomo debole, io ho fatto questa esperienza, tanti di noi, un povero uomo, un uomo a pezzi, e ti voglio dire questo: insegnami a portare quella croce che tu portavi con tanta grazia e con tanta pace. Insegnami a portare la croce che hai portato sulle tue mani, sui tuoi piedi e sul tuo cuore il crocifisso. Padre Pio! Grace.
teach me to carry the cross you bore on your hands and your feet and your crucified heart. Padre Pio, teach me to carry the cross. Teach me to carry the cross. Teach me to carry the cross. Ci avviamo alla conclusione, so che volevate fare le ore piccole, ma siamo arrivati all'ultimo pezzo e vi parla di un posto speciale che tutti conoscete, che è la Pieve di Carpegna, dove siamo. Un'antica chiesa nel cuore della terra d'Italia, sovrastate da montagne, non le vedete ma le immaginate perché le conoscete, che sembrano volerla sommergere. E la montagna sta salendo, dice la canzone, come una potente onda di pietra. Dovrebbe fare a pezzi la chiesa col soffiare dei venti del tempo. Una chiesa che è nata 800 anni fa, proprio, e così chiudiamo come abbiamo iniziato, proprio nell'anno in cui nacque San Francesco. La montagna sta salendo e dovrebbe fare a pezzi la chiesa. Ma la Pieve di Carpegna, un po' come la Madre Chiesa di Roma, come un pezzetto di legno sul mare dopo un naufragio, va avanti come galleggiando nell'eternità. Pieve di Carpegna. Year when San Francisco was born, they raised the arches. The year when San Francisco was born, 800 years ago. And the mountain is ascending like a mighty wave of storm. That should smash the church to pieces as the winds of time have blown. But the Pieve di Carpegna, just like driftwood from a wreck upon the sea, it goes on as if floating in eternity. Eternity. Dante's verse and Chaucer's tales were unimagined, and Raphael was a glint in the eye of the uncreated God. And the mountain is ascending like a mighty wave of storm. It
and smash the church to pieces as the winds of time have blown. But the Pieve di Carpegna, just like driftwood from a wreck upon the sea, it goes on as if floating in eternity. The year when San Francisco was born, they raised the arches. Bravo. Bene, bene. Ringrazio tanto Padre Elia, questo padre da Brooklyn che ci ha regalato una canzone meravigliosa sulla Pieve di Carpegna e tantissime canzoni con melodie belle, ricche, intense e anche con testi così densi di significato. Non vedo che andate via, quindi che vuol dire? Volete sentire ancora musica? Sì o no? Sì. Volevo sentire ancora musica. Va bene. Io chiederei, mentre facciamo il bis che è proprio la conclusione, io chiederei, mi farebbe piacere che venissero qui le colonne della chiesa, che non sono quelle che ho alle spalle, ma sono i monaci che la animano con una bella vita di preghiera e che hanno aiutato tanto per realizzare questa serata e tante altre iniziative. Quindi chiederei di venire qui fra Martino, a Rafi, che sta facendo foto, a fra Gabriele, al vicario, fra Giovanni, che non vedo, e poi forse per questa canzone possiamo chiedere anche alle monache benedettine, se vogliono, a Madre Gabriella, a Suor Benedetta, a Suor Scolastica, a Suor Teresa, di venire qui, perché questo è un grande dono per tutti noi, tutte queste vocazioni così belle, piene di entusiasmo e d'amore. E questa volta non dimentico la nostra guest star Anacleto per una canzone di cui non devo dire niente perché si intitola Ti amo. Ti amo Mario. E ti amiamo, vi amiamo tutti, eh? Thank you.
sei la voce del cielo, da un punto all'altro suona la tua parola, facendo eco e risuonando in tutta l'atmosfera celeste di Ra.
Grazie Padre Lia, grazie di questa bellissima serata alla Pieve di Carpegna. Ti ringraziamo, dici qualcosa dai, prima di finire, una tua considerazione su questa serata così intensa. Grazie, no? Questo è qualcosa che da molto tempo volevo fare, e grazie a Luca per l'invito. E quando prima di tutto ho visto tanti amici, mamma mia, Saravalese sono venuti, tanti. Sì, questo luogo è, qualcuno ha detto l'altro giorno, è un luogo magico, no? Nel bel senso della parola, no? È un luogo magico, e sto pensando di Don Ottavio stasera, questo luogo lui, sì. Lui ha capito che non è solo un edificio, dunque è una comunità, dunque è molto bello condividere come famiglia questa sera questi canti. Non posso parlare molto perché ho cantato troppo, però grazie dal cuore. Grazie Padre Lia, ci hai fatto fare una serata bellissima, piena di contenuti e di emozioni. Facciamo un applauso anche a Antonio Gambarana, che è stato un ospite bravissimo. Vieni. Anacleto, poi ci conosciamo da tanti anni e ho sbagliato il tuo nome. E poi vorrei fare un applauso anche a Giovanni Roma, che ha fatto delle bellissime presentazioni con un tono di voce intenso, adeguato alla serata. Vieni, complimenti, bravissimo. Complimenti, ci ha aiutato molto ad entrare nelle opere, nelle canzoni di Padre Lia. Hai fatto bene a ricordare Don Ottavio, l'avremmo ricordato anche noi alla fine, quindi grazie che l'hai voluto ricordare, grazie a lui che Sapieve è stata ristrutturata e ha riavuto vita. Qui possiamo concludere, ma possiamo anche dire, no, dopo una serata così bella, così intensa, che in effetti una considerazione si può fare. Il nostro territorio, Carpegna, che è nel cuore del Montefeltro, ha tanti punti importanti, salienti della sua storia, delle sue caratteristiche: l'ambiente, il paesaggio, lo sport, l'aria buona, salubre, pura. E il prosciutto di Carpegna, che è volato in America, nella tua America, quindi tanti aspetti importanti, però possiamo dirlo, dobbiamo dirlo, non dobbiamo dimenticarci che anche la cultura è un aspetto importante della storia di Carpegna. Una serata come questa lo dimostra, tante altre cose lo dimostrano, non dimentichiamocene, fa parte della nostra storia. Carpegna ha una grande importanza anche culturale nella storia del Montefeltro, avendo dato i natali alla famiglia Montefeltro, alla famiglia Malatesta e tante altre salienze. Poi una pieve come questa è un palazzo dei principi stupendo, quindi non dimentichiamoci della cultura che permea la nostra Carpegna. Terzo appuntamento domenica sera di Cultura d'Estate, non lasciatelo perché è una serata veramente intensa con un trio jazz esperto, dovete esserci di fronte al palazzo dei principi, jazz moods, quindi stati d'animo del jazz. Potete contribuire a questa serata con un'offerta libera. Grazie di questa stupenda serata d'estate e buonanotte dalla Pieve di Carpegna. Grazie. E tutto è nato da una telefonata i primi giorni di marzo, quando a Padre Lia, che avevo sentito cantare, abbiamo deciso insieme di fare questa bella serata. Poi guarda cosa è venuto fuori nel cuore dell'estate. Grazie ancora a Padre Lia e a tutti voi.